Siamo nel Monferrato, nella sede della Holdim Group, un'azienda visionaria che dal 1991 sviluppa tecnologie di ogni tipo, soprattutto relative allo sviluppo di carburanti alternativi. Oggi qui presentano l'innovativo progetto di portare nel mondo dei veicoli pesanti e del trasporto commerciale l'idrogeno, con la trasformazione di veicoli ad idrogeno e con una stazione multiservice che verrà sviluppata insieme al gruppo SNAM proprio qui nel Monferrato. Sentiamo da Roberto Sterza e da Aldo Longana, cofondatore e amministratore delegato di Greenforce, di che cosa si tratta. Ebbene sì, siamo in anticipo sui tempi, quelli che sono stati comunicati in questi anni. Il veicolo ce l'abbiamo qui, dietro le nostre spalle. È un veicolo che abbiamo guidato direttamente dall'Olanda per portarlo al Transpotec. L'abbiamo presentato al Transpotec, grande successo, oltre le nostre aspettative. E ora abbiamo organizzato nella nostra sede di Serralunga una giornata dedicata ai trasportatori. Ieri è stata preceduta da giornate di prova con altri trasportatori. E anche qui le impressioni sono state più che positive e notiamo anche una certa fretta nel voler adottare soluzioni all'idrogeno. Quali sono i progetti anche dal punto di vista di sviluppo della distribuzione dell'idrogeno? Ci sono dei programmi legati al PNRR con finanziamenti direi molto importanti, finalizzati alla costruzione di una quarantina circa di stazioni di servizio lungo le direttrici stradali, lungo i corridoi europei, chiamiamoli così, italiani. Però abbiamo anche scoperto che ci sono tante aziende che vogliono prodursi l'idrogeno in proprio per soddisfare i propri consumi e in questo avremo una rete quindi molto più capillare e molto più estesa di quello che si può pensare oggi. Siamo con Aldo Longana, amministratore delegato di Greenforce, a bordo di uno dei primi veicoli elaborati e trasformati a idrogeno. Allora Aldo, come funziona questa tecnologia esattamente? Allora, la tecnologia di questo veicolo si basa sulle fuel cell, sulle celle a combustibile idrogeno. Sostanzialmente il veicolo è dotato di un motore elettrico. Il motore elettrico viene alimentato attraverso le fuel cell dalla corrente che produce la fuel cell attraverso l'idrogeno e quindi sostanzialmente è un veicolo elettrico a tutti gli effetti, ma invece di avere un potente pacco di batterie sostanzialmente ha una fuel cell che genera elettricità. Greenforce quindi trasforma qualsiasi veicolo di qualsiasi marca in un veicolo a idrogeno, è corretto? Diciamo che nel lungo periodo potremmo fare così. Al momento qual è il vostro progetto e qual è il vostro business plan? Il nostro business plan in questo momento è quello di incominciare con la collaborazione con Holthausen a trasformare questi veicoli in Olanda, soprattutto dei veicoli DAF, e renderli diciamo fruibili per i vari mercati. In un futuro non è detto che anche in Italia produrremo o trasformeremo questi veicoli da veicoli normali a veicoli a fuel cell. Probabilmente andremo anche a cercare un ulteriore brand con il quale poter collaborare per ampliare diciamo, l'offerta dal punto di vista dei veicoli di riferimento. Un cliente che oggi vuole un veicolo a idrogeno, che cosa deve fare? Deve semplicemente venire da me e lo configuriamo insieme e lo ordiniamo. Tempi? Tempi, ci vogliono almeno 8 mesi per produrre un veicolo di questo genere.